Il comune di Cicerale in lutto per la perdita della signora Natalia Beilovia, la 57enne di origini bulgare ma residente nel comune di Cicerale da molti anni. La donna ha perso la vita in un incendio divampato in un'abitazione del comune di Battipaglia dove lavorava come badante presso una famiglia di coniugi anziani. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che un guasto alla stufa a GPL posizionata all'interno della camera da letto abbia provocato l'incendio. La donna ha messo in salvo i due anziani di 88 e 86 anni e poi è ritornata in casa per prendere probabilmente qualcosa, ma purtroppo le fiamme e il fumo l'hanno avvolta e per lei non c'è stato nulla da fare. I due anziani coniugi sono attualmente ricoverati presso l'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia e le loro condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Distrutta invece dalle fiamme la villetta dove risiedevano, sul posto vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Battipaglia agli ordini del comandante Vitantonio Sisto. Ad esprimere un messaggio di cordoglio è anche il sindaco di Cicerale Gerardo Antelmo. La cittadinanza, l'intera comunità è a lutto perché Natalia era una persona assolutamente molto integrata nella nostra popolazione, viveva da tantissimi anni a Cicerale, votava a Cicerale, insomma era cittadina a tutti gli effetti e aveva considerato come la sua, diceva, la sua terra di adozione Cicerale. Nonostante continuasse a lavorare anche in altri territori, anche in altri paesi, continuava a mantenere la sua residenza e la sua dimora a Cicerale. Aveva una casa e diceva, ma io anche se lavoro fuori, sempre 3 giorni a settimana vengo, quindi vengo e sto a Cicerale, era diventata amica di tutto il rione. Pensa che 15 giorni fa aveva avuto una notizia, una buona notizia di salute, perché aveva qualche problemino di salute, aveva avuto delle analisi che erano risultate molto vantaggiose per la sua salute, ebbene volle festeggiare realizzando un dolce a metà, che era per metà un dolce cilentano e per metà un dolce bulgaro, e lo tagliò le fette di questo dolce e lo distribuì a tutto il rione del paese, nella zona appunto del Casaletto, che è la nostra parte a valle del capoluogo. Ecco, quindi era una persona non solo integrata, ma era diventata una persona di famiglia per tutti noi. E quindi la notizia di ieri ci ha colti di sorpresa e ci ha amareggiati molto, perché pensate un po' che Natalia aveva iniziato questo lavoro soltanto venerdì sera, venerdì scorso, quindi erano 2 giorni che lavorava in quella casa. E il gesto eroico è ancora più importante e ha ancora maggior valenza, in quanto è un gesto eroico fatto per salvare due anziani che lei non conosceva di fatto, perché aveva iniziato il suo rapporto lavorativo soltanto nella serata di venerdì e la tragedia è avvenuta tra la domenica e il lunedì, neanche a farla apposta, in concomitanza con la festa della donna. Ecco, Natalia è una donna eroina, è una donna che ha voluto dimostrare la sua grande umanità e il suo grande legame con gli altri anche fino all'ultimo istante della vita, e quindi merita tutto il nostro rispetto, tutta la nostra, se vogliamo, vicinanza anche ideale, perché chi compie questi gesti è giusto che venga, che ad essi venga dato atto appunto che hanno fatto qualcosa di diverso rispetto agli altri. Pochi probabilmente avrebbero fatto quello che ha fatto Natalia, quindi dobbiamo essere orgogliosi. Il suo esempio di ieri deve essere il nostro esempio per i prossimi tempi, perché
dobbiamo sempre dedicare qualcosa agli altri. Nella città di Battipaglia hanno già fatto richieste, insomma, di intitolare la strada dove purtroppo è successo questo tragico incidente a questa donna e al suo gesto eroico. Il comune di Cicerale ha pensato, insomma, di realizzare un'azione che possa ricordare nel tempo questa concittadina che era molto legata al Cilento, in particolare a Cicerale. Quando una foglia si stacca, io uso dire nei momenti luttuosi che quando una foglia si stacca da un ramo non è colpa né della foglia né del ramo né dell'albero né del cambiamento delle stagioni. Se ognuno di essi ha fatto la sua parte, Natalia ha fatto la sua parte fino all'ultimo istante della vita. Troveremo il modo per ricordare la memoria di Natalia, che appunto resta nelle menti di ognuno. Al mio cordoglio su Facebook hanno risposto centinaia di concittadini, ma anche persone che non vivevano a Cicerale. Ha toccato molto il gesto, che è simbolico e deve darci l'idea di dare qualcosa agli altri. Se io potessi costituire un'associazione filantropica, la chiamerei Gli Altri, perché gli altri devono essere oggi il punto di riferimento per ognuno di noi. Dobbiamo avere un momento per pensare anche agli altri. Natalia lo faceva in qualsiasi momento della propria giornata. Non c'è nessuno degli anziani, delle famiglie degli anziani che lei ha assistito in paese, che non la ricorda con grande affetto e con grande, veramente con grande affetto, con quella voglia di ricordare una persona alla quale si vuole bene. Ecco, Natalia anche dall'altro mondo sicuramente sarà ricompensata delle sue azioni e con l'affetto che la popolazione le sta tributando in questo momento. Non la dimenticheremo.